8 modi rapidi per eliminare definitivamente cicatrici da acne e macchie. Eliminare l'acne è già di per sé abbastanza difficile e anche quando finalmente ci riesci, ecco che spunta un altro problema: le cicatrici da acne e le macchie scure. Noi del lato positivo abbiamo trovato 8 modi semplici ed efficaci per rimuovere tutte queste impurità della pelle. Quindi approfondiamo per bene la questione. Prima di tutto scopriamo come si formano esattamente queste cicatrici da acne e perché. La ragione principale è un'infiammazione. Quando ti viene un brufolo, il poro si gonfia, provocando una rottura nella parete del follicolo. Se questa rottura è profonda, influisce anche sullo strato dermico della pelle. La tua pelle rileva tutti questi processi e forma nuove fibre di collagene, create appositamente per risolvere questo problema. Queste fibre cercano di fare del loro meglio, ma raramente riescono a far tornare la pelle liscia come prima. Eccoti spiegato come si formano le cicatrici dell'acne. Quando si tratta di macchie scure, la situazione è leggermente diversa. Quando la tua pelle rileva l'infiammazione, inizia a rilasciare troppa melanina, ovvero quella proteina che dà colore alla pelle. Ed è così che ottieni un nuovo amico rosa, rosso o marrone. Un sacco di gente compra tonnellate di creme costose o addirittura spende per farsi trattamenti laser o cosmetici di ogni sorta. Tuttavia, è possibile dire addio a queste fastidiose cicatrici semplicemente creando dei rimedi fatti in casa, senza contare che tutti possono realizzarli. Fidati, non ti serviranno lacrime di unicorno o altri ingredienti impossibili da trovare. 8. Aloe vera. L'aloe vera dovrebbe essere una parte essenziale della cura della tua pelle. Previene i segni dell'invecchiamento, idrata la pelle, la rende luminosa e sana e riduce le smagliature. Un altro dei suoi innumerevoli benefici è appunto l'eliminazione delle cicatrici da acne e in particolar modo funziona davvero bene con il succo di limone, il quale illumina la pelle in modo naturale. Prova questa ricetta. Mescola un cucchiaio di gel di aloe vera e 3 gocce di succo di limone e massaggia questo mix sul viso. Lasciare agire per circa 30 minuti, quindi risciacquare. Il gel di aloe vera può anche essere usato da solo perché possiede molecole di carboidrati chiamati polisaccaridi, molto benefiche per la pelle. I polisaccaridi stimolano la crescita di nuove cellule cutanee che a loro volta aiutano la pelle a guarire e rendono meno visibili le macchie. Il gel di aloe vera si trova in qualsiasi farmacia. 7. Olio d'oliva. Quando la tua pelle è piena di cicatrici da acne, l'unica cosa che puoi fare per liberartene più velocemente è rendere la pelle più sana. E l'olio d'oliva fa proprio questo, perché possiede proprietà antinfiammatorie che nutrono la pelle e permettono di rigenerarla. Iniziamo con uno scrub allo zucchero. Avrai bisogno di un cucchiaino di olio d'oliva e di un cucchiaio di zucchero. Mescola, massaggia la pelle, risciacquati il viso e stai a posto! Vedrai, questo trattamento migliorerà l'aspetto della tua pelle, rendendola più sana. Ma ricorda, dovrai farlo 2 volte a settimana. Oppure ti consigliamo un'altra alternativa molto efficace, il sale marino. In questo caso dovrai fare un miscuglio piuttosto denso, con 2 cucchiai di sale fino e un cucchiaio d'olio d'oliva. Massaggia questo scrub con movimenti circolari e poi risciacqua. Ripeti 2 volte a settimana e le tue cicatrici da acne e macchie saranno sparite. 6. Aceto di sidro di mele. L'aceto di sidro di mele bilancia i livelli di pH della pelle, contiene vitamine A, C e B2 e molte altre. Rigenera la pelle e l'elenco potrebbe continuare all'infinito. Inoltre rende le impurità della pelle meno visibili e rimuove le cicatrici da acne. Con l'aceto di sidro hai una vasta scelta. Si può utilizzare in combinazione con molti prodotti come l'olio, il tea tree oil, il latte e le banane. Ma ora concentriamoci su 2 dei rimedi più semplici ed efficaci a base di aceto di sidro di mele. Per il primo, l'unica cosa di cui hai bisogno è un po' d'acqua. Mescola acqua e aceto di sidro di mele in proporzioni uguali e utilizza un batuffolo di cotone per applicarlo sulle zone interessate. Lascia agire per circa 10 minuti, quindi lava il viso e applica una crema idratante. Effetti notevoli si raggiungono anche aggiungendo un po' di miele. Mescola 2 cucchiai di aceto di sidro di mele, quasi 3 tazze di acqua e un po' di miele. A
Ancora una volta applica questa miscela sulle cicatrici da acne e sulle altre imperfezioni, utilizzando un batuffolo di cotone. Attendi per circa 30 minuti e risciacqua. Ripeti due volte a settimana. 5. Bicarbonato di sodio. Chi non ha il bicarbonato di sodio in casa? Ma non tutti sanno che si può usare anche per creare prodotti di bellezza, oltre che in cucina. Infatti, il bicarbonato rende la pelle più fresca, rimuovendo le cellule morte, ed è utilissimo per ridurre le cicatrici post-acne. È semplice! Mescola un cucchiaino di bicarbonato di sodio con un po' d'acqua finché non si amalgamano. Applica sull'area interessata per circa 1 o 2 minuti e quindi risciacqua. Ripeti questa semplice maschera 2 o 3 volte a settimana. Il bicarbonato pulisce i pori e previene il formarsi di altri brufoli, quindi se ne fai un uso costante, a lungo termine la tua pelle diventerà sicuramente molto più raggiante. 4. Succo di limone. Il succo di limone è un illuminante naturale della pelle, di conseguenza è ottimo per affrontare le macchie scure causate dall'acne. Puoi utilizzarlo da solo, applicandolo sulle macchie o anche sui brufoli per seccarli più velocemente, oppure puoi usarlo in combinazione con altri prodotti, ottenendo in ogni caso un risultato spettacolare. Ad esempio, combinalo con acqua in proporzioni uguali e applicalo direttamente sulle macchie. Attendi circa 10 o 15 minuti e risciacqua. Non dimenticare di usare la crema idratante dopo. Ripeti questo trattamento 2 o 3 volte a settimana. Una soluzione altrettanto valida è lo scrub zucchero e miele. Per farlo ti servono un cucchiaio di succo di limone, 2 cucchiai di miele, un cucchiaio e mezzo di zucchero e un cucchiaio di olio d'oliva. Mescola tutti gli ingredienti insieme ed applica delicatamente sulla pelle. Non strofinare troppo, l'effetto non sarà migliore, anzi la pelle ne risulterà irritata. Quindi risciacqua, fallo 2 volte a settimana e rimarrai stupito dai risultati. 3. Cetrioli. Le donne di solito tendono ad usare i cetrioli solo per gli occhi, così da ottenere un aspetto fresco e rilassato, liberandosi anche delle occhiaie in poco tempo. Oltre a questo, i cetrioli sono ottimi anche per rimuovere cicatrici da acne e macchie, perché contengono tanta acqua che idrata la pelle in profondità, mentre le vitamine A e C rendono la pelle ancora più bella, dotandola di numerosi elementi importanti. Per vedere tutti questi incredibili effetti sulla tua pelle, devi soltanto mettere delle fette di cetriolo direttamente sulle cicatrici e sulle macchie e sdraiarti per circa 30 minuti. Quindi lavati il viso ed applica la crema idratante. Ripeti 2 o 3 volte a settimana. 2. Albumi. Anche la chiara d'uovo può eliminare quelle antipatiche cicatrici e quelle macchie per niente attraenti, perché rimuove le cellule morte e uccide i batteri dell'acne. Inoltre, la chiara contiene proteine che aiutano ad accelerare il processo di guarigione. Di conseguenza, la tua pelle si rigenera molto più velocemente. Ora, ecco cosa dovresti fare. Sbatti la chiara in una ciotola con una frusta ed applicala semplicemente sulle zone problematiche. È davvero facilissimo! Lasciala agire per un po', finché non si secca, quindi sciacquati il viso con l'acqua. L'ideale sarebbe farlo 2 volte a settimana. Ovviamente, se sei allergico all'uovo, questa opzione non fa per te. Ma non preoccuparti, risolverai il problema lo stesso, grazie a uno degli altri rimedi. 1. Cubetti di ghiaccio. Molte donne da tutto il mondo utilizzano i cubetti di ghiaccio per rendere la pelle fresca al mattino e sorprendentemente questo rimedio è efficace anche per sconfiggere le impurità post-acne. Il ghiaccio riduce il rossore delle cicatrici da acne e schiarisce le macchie scure. Di solito i dermatologi suggeriscono questa ricetta. Metti un cubetto di ghiaccio in un panno pulito e strofinaci delicatamente le cicatrici per circa 10 o 15 minuti. Fallo ogni mattina per un paio di settimane. Se vuoi variare un po', puoi anche congelare il tè verde. Per renderlo ancora più efficace, aggiungi anche del tea tree oil in questo mix. Ecco come fare. Prendi lo stampo per ghiaccio, aggiungici circa 3 gocce di tea tree oil in ogni quadratino e aggiungi il tè verde che avrai preparato in precedenza. Questa miscela è l'ideale per uccidere tutti i batteri e dare sollievo alla pelle. Inoltre, questa ricetta funziona altrettanto bene con i brufoli, perché ne riduce il gonfiore e il rossore, che tanto ci danno fastidio.
Ricorda che curare quotidianamente la pelle da solo non è sufficiente. Dovresti anche prestare attenzione alla tua alimentazione. Mangia più frutta, verdure e pesce per assorbire tutte le vitamine necessarie. Una dieta equilibrata renderà la tua pelle molto più sana di tutte queste ricette fatte in casa. E unendo queste due otterrai dei risultati alquanto sorprendenti. Hai qualche consiglio su come sbarazzarsi di cicatrici da acne e macchie? Scrivili e spiegaceli per bene nei commenti. Metti un bel mi piace e fai clic su iscriviti per unirti a noi ne Il Lato Positivo.